Non riesco, non capisco, non saprei. Perché improvvi a suonare? A chi suono che la famiglia sta tutta qua? A chi devo suonare? A quelli che stanno dentro. Che non la senti la musichetta? Stanno proprio occupato casa nostra. Allora, siccome paghiamo regolare affitto, vorremmo solo capire se abbiamo dei diritti oppure no, ecco, tutto qua. Perché sta urlando lei? Non ho capito. Che stava a casa sua, qui. Tra l'altro le manco ce l'ha più casa sua, no? Io direi che dovremmo essere un filo tutti in più ragionevoli. È vero, c'hai ragione. Vuoi sentire una cosa ragionevole, eh? Sì. Ma vattene a fa culo. Mi sa che hanno occupato l'interno 7. No, il problema adesso, che cazzo andiamo a dormire? Qui viene a sparare, poi dice che uno finisce in galera. Ma che spara? Devi stare tranquillo. Ha perso per merda, ma te non hai capito con chi stai a parlare. Io ti faccio sparare. Quelli sono parassiti, non vanno via più. Ti volevo fare una proposta un po' strana. Quale sarebbe? Occupiamo il pianerottolo di casa nostra. Eh? Pare che stavo zio. Arriverà il giorno che ci dicono pure i noccioli. Stiamo facendo una cosa senza senso. Perché non ci cerchiamo un altro appartamento? Comodo, no? C'è pure il centro commerciale vicino. E come si, il giorno no? A mezzanotte e mezza esatta, esce. Te la sta caricando. Non va, figlio. Va, grazie. Emozione! Nonno, metti in moto! Questi hanno già fatto roba, questi hanno consumato, questi. Ma che stai? Ma hanno consumato? Che non li vedi? Come si chiama, ragazzo, la tua figlia? Silvio. Pure. Ci apre, per favore, le dobbiamo far vedere una cosa. E chi è Natale? Vai.